Era veramente speciale. Una di quelle amiche che non trovi molto facilmente. Amagena era non solo la mamma della Letizia, ma la mamma di tutti i bambini, soprattutto della scuola Polacca. Noi la ricorderemo per sempre. Io spero che saranno d'accordo, che tutti saranno d'accordo a dare il nome alla nostra scuola, proprio il nome della Amagena. È il giorno del dolore, dell'ultimo saluto a Letizia Fiacchini di 10 anni, a sua mamma Magena, Barbara Stepien, travolta ed uccisa domenica scorsa sulla strada che collega Salleo a Montione dalla minicar guidata dal quarantenne Alex Danà. Il paese, la città e l'intera comunità polacca si sono stretti intorno al dolore della famiglia, di quel padre e marito che in una manciata di minuti si è visto portar via figlia e moglie. Il funerale è stato celebrato dall'arcivescovo Riccardo Fontana nella chiesa di Sant'Egidio all'Orciolaia. Città intera, con affetto, si stringe attorno a Luca Fiacchini in questa vicenda davvero dolorosa, perché ha infranto d'improvviso e violentemente una duplice storia d'amore. La comunità della Polonia oggi ha accolto i nonni di Letizia, che sono nel pianto e nel dolore per aver perso, amici miei, in un momento solo, tragico momento, una figlia di appena 50 anni e la nipotina amata. Troppo in fretta per potersene dare anche una ragione. Vorrei dire anche del dolore della comunità rumena, che per il disastro compiuto da un irresponsabile si trova impotente a rimediare un danno grave, gravissimo, e trova difficoltà perfino a esprimere il proprio profondo rammarico e la pena. Occorre essere consapevoli, chiunque tu sia, se non hai rispetto per gli altri sei un debole, una persona sconsiderata. I propri fallimenti non si risolvono né con l'alcol né con fughe in paradisi artificiali. Ogni volta che compare la morte vi è una fastidiosa retorica che dura quanto un fuoco di paglia. Nel giorno dell'ultimo saluto il sindaco di Arezzo ha proclamato lutto cittadino, bandiera mezz'asta e l'invito agli esercizi commerciali a sospendere le attività ed abbassare le saracinesche durante la celebrazione delle esequie. Nel tempo trascorso assieme ci hai insegnato tanto e noi continueremo a coltivare i tuoi sogni. Prima o poi faremo un viaggio in Polonia e rimarremo uniti come tu hai sempre voluto. Ti vogliamo bene, puoi continuare.